semplicemente richiama una scadenza che è richiamata al punto 8 della delibera di giunta, quindi era importante allineare insomma anche il comma 11 a quanto disposto con i precedenti emendamenti. Quindi ne approfitto per richiamare appunto che la volontà dell'Assemblea sembra, ma si vedrà sempre nell'approvazione della delibera, voler concedere il suolo pubblico sempre in compensazione della perdita di posteggi, scusate, di coperti all'interno dei locali per un tempo ragionevole a compensare gli effetti di chiusura e gli effetti di riduzione della clientela da parte delle attività produttive che poi avranno e stanno purtroppo già avendo effetti nefasti sui posti di lavoro del settore. Non le avranno purtroppo anche sul PIL romano e nazionale, perché pochi forse hanno ben presente che il commercio, le attività produttive, il turismo influiscono pesantemente sul PIL nazionale e sul benessere anche di altre persone che vivono questa realtà come riflessa, come clienti delle attività produttive. E hanno anche un posto di lavoro, come dire, a tempo indeterminato, possono essere più tranquille, ma sappiano anche loro che sul benessere che, di cui godono è anche merito di questo elemento trascinante, trainante, che sono le attività produttive nazionali e romane. Per questo motivo noi stiamo portando avanti una delibera che riteniamo giusta ed equilibrata in quanto temporanea e che compenserà, speriamo, gli effetti del Covid. Grazie, Presidente.